purtroppo non si capisce che bisogna lavorare in un'unica direzione, che forse è il grande male di questa città, perché soltanto tutti insieme riusciremo a fare una maggiore pressione. Sono stato con il consigliere Lomuzio nei giorni scorsi a incontrare l'assessore Pentassuglia, perché anche la misura della regione non la ritengo sufficientemente utile rispetto alla crisi del comparto, vista la distruzione del prodotto di oltre il 50% per un danno di circa 5 milioni di euro, un bando regionale da 300.000 euro. Il regime dei minimis non ci consente di aiutare realmente i nostri produttori. Chiedere lo stato di calamità, come abbiamo fatto come amministrazione con una lettera a mia firma mandata direttamente non soltanto alla regione ma anche al ministero, ma purtroppo nell'elenco delle attività che possono accedere dell'Unione Europea non c'è quella del mare e della mietilicoltura, quindi anche su questo abbiamo chiesto alla regione di provare a far inserire l'Unione Europea. È un argomento complesso, un argomento sul quale dovremmo probabilmente continuare ad ascoltare. Purtroppo la mietilicoltura a Taranto da molto tempo è in difficoltà, è in affanno da tanti anni. Una giornata storica, questo consiglio monotematico ci dà la possibilità di esprimere il nostro disagio, diciamo. E niente, siamo qui con tutte le associazioni di categoria, noi come Confcommercio, illustrare i vari problemi che ci sono. L'unica nota positiva è stato quest'anno, gli anni passati, è stata Slow Food. La nota che si è parlata bene del settore della mietilicoltura grazie al presidio Slow Food e grazie anche all'ordinanza che ha emanato il sindaco per il divieto di immersione di cozze provenienti da altri comparti nel Mar Piccolo. Quindi queste sono le uniche note positive a favore dei mietilicoltori.